è un terreno comune straordinario, che è appunto quello che noi vogliamo tutti insieme porgere e proporre ai nostri giovani, e cioè che la pace è un valore della democrazia, che non c'è democrazia senza pace e non c'è vita senza la pace, non c'è progresso reale, non in quantità di lavatrici o di televisori in casa, ma progresso umano, progresso sostanziale, progresso assolutamente necessario oggi per superare le grandi contraddizioni che l'umanità ha di fronte. Ecco, questa piccola grande utopia in atto può essere la prefigurazione probabilmente di qualche cosa che sta nascendo nel nostro paese. Io sono assolutamente ottimista sotto questo profilo, mentre sono pessimista rispetto a quello che sta accadendo, rispetto ai rumori di guerra, di violenza che ogni giorno dai nostri televisori si riversano alla nostra sensibilità, ci minacciano e dai quali ci sembra di capire che l'uomo non ha compreso mai, e soprattutto oggi, le lezioni della storia. Ecco, rispetto a queste contraddizioni, a questi problemi, abbiamo pensato che evocare la voce dei pittori e la voce dei poeti, cioè il lirismo dei sentimenti e delle emozioni, fosse il modo migliore per dichiarare la pace rispetto a quello che sta succedendo. E non c'è coincidenza migliore di parlare di Giovanni Bianchi su questi temi, perché proprio lui, la sua lezione di vita e di impegno hanno questo senso, hanno questa direzione: superare gli steccati, superare gli ideologismi, superare ciò che ci divide per cogliere ciò che positivamente unisce gli uomini di buona volontà, come storicamente dobbiamo chiamarli e si chiamano. Ecco perché c'è una convergenza, direi quasi profetica. C'è anche un marciare sul confine tra le diverse discipline. I titoli diventano La gioventù tra e il movimento operaio tra la crisi e l'autorganizzazione. Sono tutti tentativi di mettere insieme dei saperi per definire una visione. Se noi parliamo questa sera di un pensiero per la democrazia, dobbiamo tenere presente che questa è la chiave per entrarci. Non solo, che questa è la chiave dentro la quale ci siamo mossi per un piano, dentro la quale dobbiamo tornare e continuare a muoverci. C'è un tentativo di definire anche un punto di vista, lo dirà meglio Giovanni dopo, ma il punto di vista non è mai di tipo integrista, e non pensiamo soltanto all'integrismo cattolico, c'è un integrismo comunista. Residivo. Definire un punto di vista che mette insieme queste cose e poi le porti oltre, e c'è il discorso di scrivere come disciplina del pensiero, perché si possono pensare bellissime cose, finali da Dio sa dove, che poi faccio televisione nella vita, però scrivere è un modo per codificare quello che si è messo in testa, quello che si è messo lì davanti agli occhi per decidere. È una lettura che non si limita soltanto al fatto, che non dà poco ai fatti, guarda, lo dice e lo ripeto, ma che non si limita ai fatti, perché cerca sempre di allargarli, di vederli negli intrecci che ci sono. La resistenza armata è una parte, il supporto diretto alla resistenza armata è un'altra parte, chi copre gli uni e gli altri è un'altra parte ancora. Il discorso della resistenza noi dobbiamo cominciare a riguardarlo con molta attenzione, anche per i fatti che qualcuno ricordava nel sindaco di Como dei giorni scorsi. Perché il fascismo cambia faccia, cambia verde, rimane l'orribile cosa che è. Se noi pensiamo di rispondere cantando soltanto bella ciao, con l'impressione